memoria delle vittime del terremoto in Abruzzo. Con il montaggio di Andrea Raggiotto andiamo alla partita. Genoa con Rubigno, Biava, Ferrari, Bocchetti, Mesto, Tiago Motta, Juric, Crescito, Sculli, Jankovic e Palladino. Milito in tribuna. Juventus con Buffon, Zebinale, Grottaglia, Chiellini, Molinaro, Camoranesi, Marchisio, Poulsen, Nedved, Del Piero e Iaquinta. Dirige Rocchi di Firenze. Pensate, occorrono 78 anni per trovare il Genoa così in alto in classifica. Genoa che parte fortissimo. Cross di Mesto. Palladino, un ex, controlla nel pieno dell'area di rigore, supera Chiellini, superato anche Buffon, ma c'è Le Grottaglie che evita la capitolazione dopo pochissimi minuti. Sempre Genoa, sempre più Genoa. Ancora Palladino, va a cercare Camoranesi, quindi il tocco in profondità e il muro bianconero con qualche braccia alzata per reclamare un improbabile calcio di rigore, ma il Genoa fa capire che la partita l'ha in mano e che cerca di superare la Juventus anche sul piano del ritmo, della corsa, della grinta, come in questo caso quando vanno a strappare palla agli avversari. Con la conclusione di Sculli si allunga Buffon, siamo al 15°. Poi c'è questo intervento di Bocchetti su Nedved, si lamenta il giocatore della Repubblica Ceca, Rocchi fa proseguire ancora il Genoa. Con questo lancio in profondità, il tocco di Motta, la palla va in rete al 28° minuto, ma un fischio di Rocchi scatena le proteste, un fischio anticipato di Rocchi scatena le proteste dei giocatori della Juventus, ci racconterà tutto e meglio Daniele Tombolini. Fatto sa che la Juve subisce il gol al 28° minuto, quinta rete per il brasiliano scaricato dal Barcellona e protagonista di una grande stagione con il Genoa. La Juventus è tutta qui nei primi 32 minuti con questo colpo di testa di Le Grottaglie sulla punizione di Camoranesi, poi il gomito di Nedved è come una lama sulla testa di Mesto. Suturati qualcosa come 15 punti, esce naturalmente dal campo, non può rimanere in queste condizioni e al suo posto c'è Marco Rossi. Al 43°, Ferrari interviene così su Del Piero lanciato, apparentemente sembra che prenda il pallone, l'assistente De Agostini si consulta con Rocchi, calcio di rigore per la Juventus, 43° minuto, il capitano Del Piero dal dischetto, superato così Rubigno, è l'1-1, 17ª rete stagionale per Alessandro Del Piero, la sua numero 165 in Serie A. 3 minuti di recupero, al 48°, preciso, stacca Thiago Motta in area di rigore della Juve e il Genoa va nuovamente in vantaggio. Lasciato completamente solo il brasiliano con passaporto italiano, supera Zebina, Buffon non ci può arrivare, Genoa in vantaggio all'ultimo secondo del recupero del primo tempo. E andiamo alla ripresa con questo fortuito scontro che poteva avere anche più gravi conseguenze fra Chiellini e Molinaro, si riprende il difensore esterno della Juventus, poi Poulsen che lancia in profondità, Iaquinta aggredisce bene lo spazio, il giocatore anche della nazionale, ma c'è Rubigno pronto davanti ai propri pali. Ancora la Juventus che attacca con Del Piero, 12° minuto, manovra insistita della Juve, lancia in direzione di Iaquinta che tocca indietro per Nedved, il sinistro sulla linea, c'è Biava, a Rubigno battuto, non è finita, ancora Del Piero circondato dai difensori del Genoa, parte il traversone, il colpo di testa e poi il destro al volo di Pavel Nedved poco sopra la traversa della porta di Rubigno. Ancora questo intervento di Camoranesi duro e c'è l'espulsione da parte di Rocchi, 19° minuto, vedremo l'impietoso replay con le scuse però pronte del campione del mondo a Sculli. Il disappunto di Claudio Ranieri, Juventus in 10 uomini e per Camoranesi addio anche alla partitissima di sabato contro l'Inter. Attacca il Genoa, lo fa al 23° con un altro ex, Sculli, ha cercato lo scatto profondo, il Genoa riesce ancora a dettare corsa e ritmi da davanti, ma la Juventus con Del Piero prova l'acuto sul palo, occupato da Rubigno, prova, cerca il pertugio giusto Alessandro Del Piero. Juve comunque mai doma, ma osservate su questo stacco di Sculli che cosa combina Buffon,
reattivo ancora una volta sulle palle alte. La Juventus soffre, in questo caso Scully con Gianluigi Buffon, davvero bravissimo nel deviare in calcio d'angolo la deviazione ravvicinata. E sul successivo angolo Jankovic ancora una volta di testa. Poi i cambi, Grigare e Marchionni per Zebina e le Grottaglie, Papastatopoulos e Olivera per Scully e Jankovic, doppio cambio per Ranieri e per Gasperini. E andiamo al 38esimo minuto, la Juventus è in inferiorità numerica. Il Genoa difende questo vantaggio, attacca Grigara, palla di Iaquinta, poi su Nedved, il tocco del giocatore della Repubblica Ceca, ancora per Iaquinta, supera con questo colpo sotto Rubinho e la Juventus pareggia al 38esimo minuto per l'11esima rete stagionale di Iaquinta. Il suo momento magico continua. Rivediamo ancora il colpo sotto di Vincenzo Iaquinta e Juventus che torna in partita, ma al 42esimo. Lo scatto di Marco Rossi, Olivera lo serve così, la posizione sembra regolare, guardate Palladino, prende 5 metri a tutti i difensori della Juventus e supera Buffon in questo modo, il gol dell'ex, il terzo gol in campionato per Palladino e Genoa che ancora una volta va davanti alla Juve.